solitamente funzionava così, che il weekend vai a casa, no, dell'amica e il weekend dopo. Io invece andavo in macchina, salivo in macchina, destinazione, qualche galleria, qualche mostra, dove mi annoiavo terribilmente. Salita, queste presenze colorate, stravaganti, la cosa più intelligente che potevano dire era: ah, preferisci i quadri di papà o quelli di mamma? Weekend di solitudine, sofferenza, torni finalmente a scuola, cercando appunto i rapporti umani e obiettivamente rimani indietro su tutto, perché magari c'è stata la festa di compleanno, tu non sei andata e quindi sei esclusa nuovamente. Fuori da me marci ancora da te. Dicevo: mamma, perché non vai dal parrucchiere, no? Come la mamma di Martina. E c'hai questa cofana di capelli indecenti, perché? Perché mia mamma probabilmente doveva stampare dei rullini, doveva fare degli ingrandimenti, cose di questo tipo. Comunque mi confrontavo, no, con una sagoma di donna che non capivo, quindi all'inizio un pochino così. E ero comunque annoiata da certi discorsi. Discorsi comunque importanti, ricchi. Molto molto colti, sicuramente interessanti. Io ho sempre cercato invece gli ambienti quelli più modesti. Mio padre è sempre stato piuttosto, cioè sempre guardato, quindi comunque interveniva in dei momenti di crisi, però diciamo che mi ha sempre sorvegliato, tra virgolette, senza invadere troppo il campo. Mia mamma, in quanto essere irrazionale, in quanto donna, probabilmente è scesa un po' troppo in campo. E ultimamente poi ho sempre avuto l'impressione che lei trasferisse, diciamo, quello che era un suo ideale di sé su di me. Tipo: non mi sono realizzata io, proietto questo desiderio su di te. Quindi un'ansia di prestazione enorme. Ti arriva tutto quello che sta al di fuori quasi, no? Dell'opera. Cioè, tu sei al corrente del viaggio. Hai i panni sporchi, in realtà, di quello che è stato il viaggio. Paradossalmente, vieni messo fuori proprio alla fine, no? La produzione dell'atto in sé. Però tutto quello che è stato il viaggio, la fatica, il sudore, il lavoro sporco, lo subisci. Poi il giorno magari dell'inaugurazione, no? Se diventi tipo piccolo così. Ripeto, cioè, i miei comunque mi hanno voluto io li adoro, eh. Mi hanno voluto un gran bene. Però nel momento in cui loro hanno una vocazione, c'è un qualcosa di grande. Io mi sono sempre sentita seconda, al secondo posto. Ma perché un artista è molto preso, cioè, da se stesso comunque, cioè convinto che le sue percezioni siano quelle le più giuste. Quindi se tutti creano la tua dimensione, il tuo movimento nella loro orbita, comunichi, funziona. E poi quando esagerano o quando c'è qualcosa che non vuoi vedere, non vuoi sentire, tronchi. Un gioco di luci e ombre che però funzionano, capito? Cioè ci diamo luce nel momento giusto, ci diamo. Io ho sofferto tantissimo, ho avuto attacchi di panico per 10 anni. Quindi non è che è stata propriamente una passeggiata. Cioè, io ho bisogno anche di molto tempo, perché non avendo un riscontro economico da quello che faccio,
che non è assolutamente poi, non è un desiderio per me. Cioè, se diventasse un lavoro a tempo pieno, non funzionerebbe più niente. Sai come quando si crea proprio, si interrompe un meccanismo. Quindi io ho necessità di occuparmi di tutt'altro. Lavoro in un centro commerciale, cioè il luogo che meno mi rappresenta, paradossalmente. Da questa parte funziona tutto, perché io ho il mio stipendio con il quale comunque riesco a pagarmi l'affitto, le bollette, ho il mio studio, riesco comunque a finanziare il lavoro, comunque la fotografia costa tantissimo. Adesso sto molto bene, sono molto, molto equilibrata. Per arrivare dove sono arrivata adesso, l'ho dovuta uccidere, metaforicamente parlando. Cioè, l'ho messa fuori. Io la adoro, l'adoro. Però laddove la sua presenza era comunque un'invasione, allora ho messo io dei paletti. Quindi diciamo che è un cono rovesciato. Sono io che gli do luce e ombra quando voglio.